Per noi oggi è un evento straordinario, bellissimo, ricorderemo sempre e lo porteremo nel cuore. Questo invito che il Santo Padre ci ha fatto tramite il nostro Arcivescovo Monsignor Tommaso Caputo ci riempie di gioia, perché la banda fondata dal Bartolo Longo nel 1894 è il fiore all'occhiello del santuario, e stare qui con tutti questi ragazzi, una cinquantina, che suonano, che fanno feste insieme al Papa per i poveri, per coloro che soffrono o che vivono nell'abbandono, per noi ci riempie di gioia, anche perché noi veniamo da realtà difficili, perché i nostri ragazzi 150 che il santuario di Pompei accudisce gratuitamente dalla mattina alla sera, offrendo tutto, dal pranzo, dallo studio, dalle varie attività, dalla musica, che oggi noi siamo qui proprio per testimoniare questo affetto e questa vicinanza al Santo Padre. Sono il più vecchio della banda, uno dei più vecchi della banda, sono più di 20 anni che ci sono. Non ho fatto il conservatorio, però ci guadagno con la musica. E tutto questo è stato grazie a Bartolo Longo, perché comunque ti offre lo strumento gratis, senza chiedere in cambio nulla. Poi io sono cresciuto nel Bartolo Longo, cioè ci dormivo pure quando ero piccolo, perché ero in un centro di accoglienza. Adesso sono felice di stare qua, anche se non faccio più parte della scuola, nel senso che sono un ex alunno. Mi fa piacere dare una mano alla banda. Noi abbiamo preparato dei pezzi bellissimi come Viva la Banda, però non poteva non mancare qualche brano napoletano, per cui chi viene da Napoli deve far respirare a chi ci ascolta anche la gioia e la musica del Golfo di Napoli. Quindi faremo Solo Mio sicuramente, Funiculà, è una rapsodia napoletana dove ci sta un insieme di musiche ormai popolare e famosissima in tutto il mondo. La musica, come voleva il nostro beato Bartolo Longo, è l'arte educativa per eccellenza. Attraverso la musica il bambino si ritrova, cambia i sentimenti, forse venendo da un ambiente difficile con la musica riesce un pochettino a attutire queste sensazioni un po' negative che ci sono. E allora la musica può essere anche una chance per la vita, può essere un'opportunità di lavoro, può essere anche un modo per entrare nel conservatorio. È una banda fatta da ragazzi, quindi è una banda tipo scuola, per cui si rinnova continuamente ed è sempre giovane, non invecchia mai.